Grazie, grazie Signore, grazie mio Signore Gesù. Grazie, molte grazie Signore, grazie mio Signore Gesù. Grazie, grazie Signore, grazie mio Signore Gesù. Grazie, molte grazie Signore, grazie mio Signore Gesù. Cuore pieno di gratitudine, di grazie, che questa mattina tutti insieme ad una sola voce vogliamo esaltare il nostro Signore e vogliamo lodarlo con tutto il nostro cuore. Siete pronti? 1, 2, 3, 4. Cercando un modo per nascondere il vuoto mio, provavo a farcela con tutte le mie forze, mi affannavo sempre più. E quando tutto era perso ormai, ho conosciuto un uomo che mi ha detto: tu non sarai da solo mai. Mi hai preso e portato a te, mi vieni sulla roccia. Oh, grazie maestro, mio salvatore, guarito e libero, un nuovo nome. Oh, non è più lo stesso, io sarò. Grazie maestro, Salvatore, grazie Dio. La mia speranza ora sei, credo in te Gesù. Ogni mio dubbio hai sciolto tu, tutti i miei pesi hai preso su di te. Per l'amarezza non c'è più spazio qui. Per strade d'oro camminerò, della tua grazia canterò. Il figlio perso è tornato a casa, mi hai preso e portato a te. Io sono libero, libero. Ora per l'eternità io sono libero, libero. Ora per l'eternità io sono libero, libero. Ora per l'eternità io sono libero, libero. Puoi dichiararlo. Ora per l'eternità io sono.
grazie per la libertà che ci hai dato. Ti adoriamo, ti adoriamo, mi hai preso e portato a te, i piedi sulla roccia. Oh, grazie maestro, guarito e libero, un nuovo nome ho, mai più lo stesso io sarò. Grazie maestro, mio salvatore. Meraviglioso.
Alleluia. Meraviglioso sei. Sei santo, Signore. Tre volte santo. E siamo alla tua presenza, Signore. Ti diciamo grazie. Grazie per l'opera che tu hai fatto nelle nostre vite. Ti vogliamo benedire. Alleluia. Meraviglioso sei. Dio vi benedica. Apro le danze. Allora, questo tema, come sapete, sono sul capitolo 5 di Prima Tessalonicesi e riguarda un elenco che l'Apostolo Paolo fa alla Chiesa di Tessalonica. Però voglio farvi brevemente, per farvi anche capire come si arriva a questo capitolo, perché Paolo, l'Apostolo Paolo arriva a questo capitolo, con una breve situazione, no? L'Apostolo Paolo si trovava a Troia e allora lui aveva il desiderio di andare in Asia a predicare il Vangelo, perché il suo desiderio era quello di far conoscere Gesù a tutta l'Asia, la Bitinia, e si diffondeva il nome del Vangelo. E allora a un certo punto lo Spirito Santo dice che glielo impedì ed ebbe un sogno di un uomo che lo pregava e lo supplicava di andare in Macedonia. Allora lui da Troia si spostò e passò da Filippi, e mentre che era a Filippi ebbe una grande opposizione e fu mandato via. E allora si fermò a Tessalonica per circa un mese. E allora Tessalonica, se voi volete andare oggi a Tessalonica, non la trovate, perché il nome è Salonicco. Tessalonica era la prima città, superava Atene per l'importanza, perché era sul mar Egeo, quindi dal punto di vista commerciale era fondamentale, e l'Apostolo Paolo pensò che da lì si poteva diffondere tutto il Vangelo. Però anche là l'Apostolo Paolo ebbe opposizione, e allora andò verso Berea e lì ebbe di nuovo opposizione, andò ad Atene, fu mandato via fino ad arrivare a Corinto. Quindi voi immaginate il grande uomo, l'Apostolo Paolo, che ebbe tutte queste opposizioni. Sì, non poté fare tutto quello che lui desiderava, fondare chiese, mettere su delle chiese forti, perché non ebbe il tempo, perché la sua predicazione era la santità e la venuta di Gesù. E si opponevano a quello che era la cultura greca, dove si predicava la libertà, il piacere. Voi pensate oggi che il peccato abbonda, ma a quei tempi non scherzava. E anche gli ebrei a quei tempi erano sottomessi, avevano abbracciato la cultura greca. E allora l'Apostolo Paolo, mentre che era a Corinto, ed era il suo umore, era a terra, si sentiva giù, arrivò la notizia e Timoteo e Sila lo vennero a trovare e attraversarono e arrivarono anche loro a Tessalonica e portarono le notizie all'Apostolo Paolo e lo incoraggiarono, e nasce queste due lettere che furono scritte circa un mese di distanza. E quindi l'Apostolo Paolo fu incoraggiato dai suoi due figli, Timoteo e Sila, figli spirituali, dove gli portarono delle belle notizie, dove la Chiesa di Tessalonica stava crescendo, si era sviluppata, dava una buona testimonianza, e il suo cuore si rallegrò, e insieme a Timoteo e Sila scrissero queste lettere, e li mandarono. Infatti alla fine dice nella prima lettera che queste epistole vengono lette in tutta la Chiesa. Quindi noi vediamo che l'Apostolo Paolo aveva il desiderio, e lui scrive alla fine, fa un elenco, un'esortazione, fa delle esortazioni, delle virtù, per ricercare queste virtù come un padre che va dai figli e incomincia a dare le giuste motivazioni per una giusta maturità, per crescere. Paolo aveva un desiderio, quello che le chiese potessero maturare,
che potevano andare, crescere, sviluppare il carattere di Cristo. Infatti lui scrive, mi piace questi versi, e dice: e voi siete divenuti i nostri imitatori del Signore, e avendo ricevuto la parola in mezzo a tanta afflizione, la fatica del vostro amore non è invano, con la gioia dello Spirito Santo, così da divenire, ascoltate, un esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti la parola del Signore tramite voi, Chiesa di Tessalonica, è risuonata nella Macedonia e nella Caia, e anche per questo non cesso mai di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi Paolo, Timoteo e Sila, una squadra che avevano lavorato in questa chiesa, e l'avete accolta non come parola di uomini, e qua è il punto, ma parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Timoteo e Sila erano arrivati a Corinto e l'avevano incoraggiato e gli avevano portato anche una colletta abbondante, dove la chiesa non era una situazione fiorente. E Timoteo e Sila diedero questa colletta a Paolo, e Paolo distribuì secondo i bisogni delle chiese Macedonia, Caia e dell'Asia, che poi si svilupparono, Efeso e Filippi. Infatti c'era la cartina, sicuramente l'avete letto, dove erano collocati sia Tito che Timoteo, e in quel punto c'era Timoteo e Sila che erano assieme. Quindi voi pensate, riflettete, e fa questa serie di esortazioni, come un padre, come un pastore nella chiesa, che vuole e desidera la crescita di ognuno. E lui, in questo verso, che è quello che mi riguarda, dice: guardate che nessuno renda male per male ad alcuno. Guardatevi, state attenti. Anzi, procacciate, andate alla ricerca, cercate, non vi stancate. Sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. Quindi fa una distinzione: verso noi, ognuno, edificatevi, consolatevi, state vicino l'uno con l'altro, ma soprattutto anche verso tutti. Gesù diceva: chi vede me, vede il Padre. E io ti faccio una domanda. L'altra volta parlavo con un fratello. Gesù mi piace perché a domanda rispondeva a domanda. Chi vede me, Riccardo? Chi vede? Chi vede te, caro fratello e sorella? Chi vede? Sul piedistallo ci deve essere la parola, Cristo. Sul piedistallo non ci deve essere la tua reputazione. Ci deve essere la parola di Dio. Paolo era sottomesso, era legato alla parola. E quindi è una necessità di una condotta di vita santa. Lui parla in tutta la lettera della santità, della santificazione, della viva speranza del ritorno di Gesù, dove loro non credevano, la cultura greca non credeva, credeva alla fine, quindi godi di tutto quello che hai. Quindi una necessità era per Paolo alla Chiesa di sottolineare una condotta di vita santa, una testimonianza vivente del carattere di Gesù, che sono virtù. Lui dice: vi ho ordinato, ma non sono comandi, non sono imposizioni. Sapete, la Bibbia non è qualcosa che ti obbliga a fare questo o quello, è protettiva. La parola di Dio ti protegge, vuole che tu cresca secondo il carattere di Cristo. Quindi sono virtù, doveri, imperativi, tassativi. Dice: fate del bene, pregate, e tutto il resto che sentirete più avanti, che regolano la nostra condotta, la giusta attitudine di cuore. Avere integrità significa che nessuno ti può accusare. Si trova nella tua vita, nella Chiesa, e la tua integrità deve essere anche fuori.
La stessa coerenza che hai qua deve essere fuori. È una vita in obbedienza alla parola di Dio, vissuta non per la tua convenienza, ma legata, è una coscienza sottomessa alla parola di Dio. Il desiderio di Paolo era quello che il Vangelo, in nome di Cristo, si diffondeva in tutta l'Europa. Se tu vivi nello stesso disordine che vive il mondo, non sei di attrazione. Se tu ti comporti come si comportano quelli di fuori, il mondo, sei come loro. Cosa convince il mondo e li attira? Le tue belle parole, che vedono qualcosa di straordinario in te. Vivere una vita giusta focalizzando. Dice, l'altra volta parlavo col fratello Salvo e dicevo, vabbè, dico alla Chiesa, dovete fare il bene, l'uno con l'altro e a tutti. Ma la motivazione, da dove nasce il desiderio di fare questo bene? Sapete, oggi, nella società di oggi, è facile rendere male per male. La logica di Dio è l'amore. La logica della carne è l'egoismo. Lo ripeto, la logica di Dio, la logica della parola è l'amore. La logica nostra è l'egoismo. Non basta dire, ma io non faccio niente di male, non è sufficiente. La parola deve portare frutto, la parola ti deve fare maturare, devi crescere. E come fai a vedere i frutti della tua maturazione? Facendo il bene, ogni volta che Dio ti dà l'opportunità di farlo. Mettere certe volte sotto i piedi il proprio orgoglio, e Paolo ne aveva di mettere sotto i piedi per l'opposizione che ebbe, eppure dice, mi piace rileggere questo verso, ma lo voglio leggere con le parole che lui disse nella lettera ai Romani. L'amore sia senza ipocrisia, caro fratello e sorella. E Riccardo, detestate il male, astenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente. State vicino l'uno con l'altro. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile, quando dipende da voi. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. Alleluia. E ti voglio raccontare una storia che io ho vissuto e che ha cambiato la mia vita. È una storia tragica. C'è una donna, una mamma di 23 anni, che un giorno si alza presto, prende una busta di spazzatura nera, un coltello e una corda e la scende nel cofano della macchina. Sale, sveglia la figlia di 6 anni, la veste, gli fa la colazione, l'abbraccia, la riempie di baci. E la porta a scuola. Fa quello che deve fare, la va a prendere, esce da scuola e la figlia gli corre ad abbracciarla. La sale nella macchina, gli mette la cintura e se la porta in campagna, in aperta campagna. Gli mette il sacco, la lega e incomincia ad accoltellarla. Te la trovi davanti. Qual è la tua attitudine? Qual è il tuo atteggiamento? L'Apostolo Pietro dice,
se non rendendo male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditate le benedizioni. Noi siamo, l'Apostolo Paolo fa un elenco perché voleva che la Chiesa di Tessalonica cresceva e andava avanti per ricevere alla fine la corona, il premio. E lui diceva: non vi preoccupate per quello che succede, voi continuate ad avere, quando avete l'opportunità, di fare il bene anche a quelli che vi perseguitano. Gesù non rispondeva a oltraggio, ma come un agnello muto che va dal tosatore, non aperse bocca. Perché questo? Perché la logica di Dio, la logica di noi cristiani deve essere uguale. Noi dobbiamo rappresentare il Padre. Tu devi essere un rappresentante del regno dei cieli. Tu sei una colonna che Dio ti ha messo perché il regno dei cieli si diffonda in tutta la zona, il quartiere dove sei posto. All'interno della Chiesa deve essere una persona, a prescindere se fai simpatia o antipatia, a prescindere se sei ferito o non ferito, procacciate sempre il bene e guardate che Cristo ritornerà a prendere la sua Chiesa integra e senza macchia. Vi invito ad alzarvi in piedi. Alleluia, Signore, questa mattina che tu ti possa vedere come il tralcio sta attaccato alla vite, dove lo Spirito Santo scorre dentro le tue vene, dentro il tuo corpo. Lascia stare le tue convenienze, lascia stare la tua presunzione, lascia stare tutto quello che tu pensi che sia giusto per te. E lascia che lo Spirito Santo ti porti a un livello più alto, di eccellenza. L'Apostolo Paolo, quando predicava e mandava le lettere, è perché voleva delle chiese eccellenti, che avessero quel carattere formato di Cristo. Perché solo il carattere di Cristo ci permette di vedere e di guardare faccia a faccia una donna di 23 anni e dire: Dio ti benedica, Gesù ti ama. Senza un rapporto di figliolanza con il Padre, per noi fare, mettere in atto questo elenco che Paolo fa è impossibile. Con la carne è impossibile. Quando il tralcio porta l'uva, significa che l'albero è maturo. E tu devi maturare, io devo maturare. È un processo che cammini, ma devi lasciare che lo Spirito Santo porta frutto dentro la tua vita, non una conoscenza. Non avere la Bibbia sul comodino, leggerla e fare il compitino, ma quella parola vissuta, quella parola che tu la prendi e la fai tua e nasce una convinzione dentro di te. Paolo fu perseguitato, fu buttato fuori da Filippi, da Berea, da Atene, ma lui era là, fermo, e diceva: santo è il mio Dio, Cristo è morto per voi, e verrà e tornerà. Sì, mi buttate fuori, ma la Chiesa cresceva. La Chiesa cresceva in mezzo alle difficoltà, fecero una raccolta e la portarono a Paolo. In mezzo a tutti i problemi che avevano, alla persecuzione, fratelli e sorelle,
quello che il cuore di Dio questa mattina preme è dire che gli altri ti guardano e vedono che Cristo è formato in te. È lì che tu puoi fare, è lì che tu brami, è lì che tu ti pieghi e dire: Padre, aiutami. Togli le convinzioni dal tuo cuore e lascia che lo Spirito Santo ti trasformi, ti cambi. E quando Dio ti dà delle opportunità, a prescindere dei lamenti o dei non lamenti, tu sei pronta, pronto a fare il bene. Dio ti benedica. Sei l'eccesso, Signore, su tutta la terra. Noi ti innalziamo al di sopra di ogni Dio. Poiché sei l'eccelso, Signore, su tutta la terra. Noi ti innalziamo al di sopra di ogni Dio. Tu sei l'eccelso. Poiché sei l'eccelso, Signore, su tutta la terra. Noi ti innalziamo al di sopra di ogni Dio. Poiché sei l'eccelso. Poiché sei l'eccelso, Signore, su tutta la terra. Noi ti innalziamo al di sopra di ogni Dio. Signore, noi innalziamo te, noi
Sì, Signore, non c'è gioia più grande nei nostri cuori se non quando i nostri cuori si prostrano alla tua presenza. Noi innalziamo te, Signore, perché abbiamo riconosciuto che tu, Cristo, sei il Salvatore e il Signore delle nostre vite. Amen. Amen.